saluti adesso. Esatto, esatto. E forse ci siamo, siamo collegati con la nostra ospite. Ciao! Ciao! Mi sentite? Forte e chiaro. Sì, tu ci senti? Bene. Sì, scusate per prima. No, non c'è problema, non c'è problema. E allora, ben trovata la nostra Maria Elisa Gualandris, ho detto giusto? Esatto, giustissimo, perfetto, ciao. È una collega, Maria Elisa, sai? Sei una giornalista, giusto? Sì, lavoro in radio anch'io, ma all'estremo nord, sì. Io sono a Verbania, comunque sì. Sì, 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 ho fantastico. Letto un po', ho sbirciato la tua biografia e ho visto appunto anche che hai un programma mattutino, è vero? Sì, esatto, che si chiama Giornale Caffè, mi occupo delle notizie della zona, ovviamente con la musica, così per dare un po' il risveglio ai nostri ascoltatori. Stai continuando? Sì, sì, okay, sì, sì. Ok, quindi come noi sei in piena attività anche tu. Certo. E... sei anche, insomma, al tuo primo, alcuni che ho intervistato li chiamano proprio veri e propri figli, non so tu come lo definisci, però insomma è il tuo primo libro. Il parto c'è stato, diciamo. Sì, è il mio primo libro, ce l'ho anche qui, già che siamo in collegamento anche video. Allora, già così la copertina è bellissima, quindi grazie. Complimenti perché già... e sembra proprio misterioso, attrae tanto già la copertina. Stimola curiosità, esatto. Grazie. Nelle sue ossa, parliamo un po' di questo libro. Sì, è un giallo che è ambientato proprio nella zona di Verbania, sul Lago Maggiore dove vivo io. La protagonista è una giornalista, manco a dirlo, si chiama Benedetta, sì. È una giornalista precaria che lavora per un giornale online, è in una situazione un po' difficile sia a livello lavorativo che personale e si imbatte durante una passeggiata in un caso di cronaca in una villa di quelle che ci sono qui sul lago. Vengono trovate delle ossa che sono lì da una quarantina d'anni. Benedetta si appassiona a questo caso inizialmente. Spera che sia un po' un trampolino di lancio per la sua carriera, che insomma non è che stia andando benissimo. E poi però si appassiona alla storia di Giulia, che è la ragazza a cui appartengono le ossa, senza spoilerare ovviamente, e che era scomparsa 40 anni prima e farà di tutto per farle avere giustizia. Dai, bellissimo, è già intriga. spero che vi piaccia. Sì. sì, come ti dicevo la copertina già fa tanto, poi incuriosisce questa trama. E è bello anche il fatto che leggevo che comunque sì, ci sono tanti nostri coetanei, no? Cioè si parla di trentenni nel tuo libro. Sì, volevo parlare un po' della realtà di tante persone della nostra generazione che comunque si sono trovate ad avere a che fare con un lavoro sempre più precario e quindi sempre più incertezze, non solo a livello professionale, ma proprio poi che si ripercuotono anche nella propria vita, no? Perché diventa difficile costruire un futuro, anche una famiglia, comprarti una casa, è tutto più complicato perché non si può avere una certezza su quello che farai tra un mese. Poi vabbè, con quello che è successo nell'ultimo anno purtroppo ancora peggio, ecco, questo libro l'ho scritto prima della pandemia comunque. Capiamo perfettamente. E ti volevo fare personalmente i complimenti perché in realtà questo libro prima ha dovuto superare una fase un po' particolare, cioè hai dovuto raggiungere un tot, spiegaci un po' cos'è stata questa storia. Sì, io ho pubblicato questo libro in crowdfunding, che è il sistema con cui pubblica la casa editrice Bookabook, che è appunto la mia casa editrice, che è nata proprio come una startup molto innovativa, nel senso che in Italia lo fanno in pochissimi, mentre all'estero è una pratica più consolidata. Diciamo che durante il lockdown ho inviato il mio manoscritto, è stato selezionato e è partita questa campagna, cioè bisognava vendere 200 copie in 100 giorni. Ah, quindi proprio in tempo anche ristretto. Sì, abbastanza ristretto, certo. Facendo... insomma, puntando molto sul passaparola, sui social, sulla condivisione.
e alla fine sono riuscita a raggiungere il mio obiettivo e quindi il libro è diventato realtà ed è anche arrivato in libreria, quindi insomma così così non potrevo chiedere. Bellissimo, però vincitrice insomma 360 gradi. Sì, no, io ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuta, perché proprio senza di loro questo libro non sarebbe mai esistito, quindi grazie. Li ringraziamo anche noi, perché adesso insomma possiamo godercelo anche noi che siamo arrivati un po' dopo, ma ce lo godremo. Grazie. Hai già qualche idea per il tuo futuro? Stai pensando a hai qualcosa già in pentola? Devo dire la verità che sto già scrivendo un altro romanzo che avrà sempre per protagonista Benedetta, perché ormai mi sono affezionata. Bellissimo. E poi devo dire la verità, e mi ha fatto tantissimo piacere che alcuni tra coloro che hanno letto il libro mi hanno detto: ma perché non ci racconti un'altra storia? Anche perché restano un po' di cose in sospeso alla fine del libro, e quindi cercheremo di capire se Benedetta riuscirà a cavarsela o no. Dai, bellissimo, sono contenta perché insomma intanto sono curiosa di leggere Nelle tue ossa, dopodiché andremo insomma anche a vedere nelle sue ossa, perdonami, dopodiché andremo insomma a vedere il futuro. Grazie, spero. No. Fatemi sapere comunque, mi raccomando, chi lo legge, ci tengo tantissimo i vostri commenti, le vostre critiche, le vostre recensioni. Ma ho visto che ci sono tantissime recensioni in giro sul web, tutte bellissime sul tuo libro, no? È vero, la verità, ma basta, chiunque può andare a vedere, ci sono bellissime recensioni, quindi complimenti veramente. Aspettiamo allora già il prossimo, ma intanto dove possiamo acquistare Nelle sue ossa? Nelle librerie, se non c'è lo possono ordinare, perché Book a Book Distribution in tutta Italia, o se no sui digital store o sul sito della casa editrice Book a Book. Perfetto, e sui social ti possiamo seguire? Sì, mi trovate come I Libri di Meg, perché io ho anche un blog in cui condivido la mia passione per la lettura, per cui anche lì se volete venirmi a trovare ne sono felicissima. Io ti seguo già, però invitiamo anche gli ascoltatori. Grazie, va bene. Davvero. Maria Elisa, insomma, che dirti, grazie di essere stata qui con noi, grazie, è stato un mille. Piacere. No, grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori, buon weekend. Anche a te, a presto, ci risentiremo. Ciao Maria Elisa. Ciao. Ciao. Ciao, grazie, ciao. E noi andiamo